Mobike. E tra la la, oh la madonna, ma qui c'è un marciapiede della madonna. Facciamo piano. Ok, vediamo cosa ne pensa Fiona dopo 25 minuti di Mobike a Milano. Siamo in Porta Venezia. Fiona, cosa ne pensi di questa Mobike dopo 25 minuti? Ah, mamma mia, è bello, ecologico, molto positivo. Però questa bici sente la catena che spatta, mamma mia. La catena che spatta, andiamo a scoprirla, ragazzi. Dai. Made in China. Made in China. Quanto costa? Costa 30 centesimi, anche se la utilizziamo per 5 minuti, la prima mezz'ora. Esatto. E dopo quanto costa? Dopo va avanti ogni mezz'ora, scade 30 centesimi. Ok, quindi ogni mezz'ora 30 centesimi. Praticamente molto ecologica, ma la cosa che dicevamo prima della catena è fondamentale. Ecco, adesso andiamo alla chiave di volta, perché praticamente la bici non ha la catena, quindi sostanzialmente si fa il doppio della fatica per biciclettare, per pedalare. E tra l'altro la mia è rotta, perché ha praticamente questo pezzo che balla, vedete? Allora, praticamente per sbloccare la bici c'è un'app che innanzitutto ci dice tutte le bici nelle vicinanze, e tra l'altro sono, come vedevate prima, identificate da un codice. E poi qui c'è un QR code che lo vedete qua, scan e ride, lo scannerizzate con l'app e poi praticamente la bici si sblocca in automatico. Vedete, qui c'è una sorta di selettore che si apre e quindi vi dà l'opportunità di andare, e poi quando avete finito di utilizzare la bici dovete chiuderlo. Ok, adesso Fiona, che è la valletta di Mobike, ci farà vedere come si chiude la bici e come si, diciamo, come si termina il noleggio, ecco. Vai Fiona, facci vedere praticamente. Ok, vedete, quel selettore blocca, però non farlo perché sennò si blocca, basta, torna indietro. Ok, una volta che chiudi la bici praticamente hai finito il noleggio e basta, la lasci dove vuoi. Sì, vabbè, ma non me ne frega se c'è la pola, fa niente. Però voglio far vedere che anche a Milano abbiamo le piste ciclabili. Beh, su 50 km che abbiamo fatto al momento ce ne abbiamo solo due, ma fa niente. Amore, se ci ferma la polizia scappiamo, tanto abbiamo Mobike. Ok, siamo partiti, pista ciclabile, Milano centro. Vabbè, è già finita. Buongiorno, niente Mobike. Vabbè. Amore, ma quanto è bella Milano in bici! Dov'è via Monte Napoleone? Facci tu la guida. Piazza San Babila Milano, siamo arrivati. Aspettiamo Fiona. Fiona, ci sei? Semaforo a sinistra. Andiamo, perché sennò la pola perdo. Ma dove vai? Ma quello è un divieto. Che facciamo? Mica divieto per bici. No ragazzi, ho perso Fiona. Non la trovo più. Fiona, dove sei? Fiona, è sparita, non c'è più. E neanche di qui. Fiona, dove sei? Forse l'ho intravista. Forse l'ho intravista. Eccoti! Ok, ci siamo. Praticamente siamo appena entrati da Cova. Via Monte Napoleone. Via Monte Napoleone, che è questo bar che vedete qui dietro. Bellissimo, figoso, dopo ve lo facciamo vedere. Dal 1817 abbiamo preso due cafferini, due pasticcini, e adesso siamo pronti con la nostra Mobike super carichi per tornare verso casa. Una super vetrina con tantissime cose buone, non potete rinunciare, qui è tanta 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 roba. Ma è ora di prendere la nostra Mobike, partire. Fiona, siamo pronti? Andiamo! Siamo in una delle vie più prestigiose, Giuseppe Zanotti Design sulla sinistra e abbiamo Gucci sulla destra.
tralala. Oh la Madonna, ma qui c'è un marciapiede della Madonna. Facciamo piano. Dobbiamo anche salire. Ho dovuto stoppare il video, sennò mi ammazzavo. Qui siamo in piazza San Babila, ragazzi, Milano. Arrivo! Lei conosce Mobike? Conosce Mobike lei? Mobike, no, non lo conosco. Io sono uno importato, diciamo così. Come? Un importato. Perché un importato? Perché sono un turista. Ah, ho capito, allora le auguro una buona passeggiata per Milano, saluti. E qui c'è un'altra Mobike! Figosissima. No, lo voglio intervistare. Intervistare quello lì con Mobike! Se n'è scappato. Qui siamo in compagnia di? Di Dario. Dario, perché usi Mobike, Dario? Perché è comoda e poi faccio un po' di attività fisica, quindi penso sia la giusta. Grande, grande, grande. Intanto ti riscopri un po' Milano. Perfetto. Dario, ti lasciamo andare dal tuo Zara Home. Grazie dei 20 secondi che ci hai dedicato. Ciao Dario. Ciao. Ciao ciao. No, ho già intervistato uno, Dario, è andato da Zara Home. Ha detto che utilizza Mobike perché fa un po' di attività fisica e poi riscopre anche un po' Milano. Cioè ti aiuta di muoversi, muovere un po', ci sta. Fiora si è incavolata, ha fatto un discorso da un'ora e non avevo fatto partire la registrazione. Però diciamo che gli ultimi 5 secondi sono stati molto importanti, quindi direi che sono sufficienti. Il resto l'avrei comunque tagliato. No, voglio vedere troppo chi suona, bravissimi. Andiamo a vedere, ragazzi. Eccoli qua, gli artefici. Corso Venezia e anche musica all'aperto. E ora, dopo aver pedalato per un'intera giornata, è ora... detto, ma è facile, con l'app selezioni la bici, vedi il codice che sta sotto, scannerizzi il QR code e la sblocchi in maniera veramente semplice. Va bene, dai, da Porta Venezia qui a Milano da Ale e da Fiona è tutto, ciao, al prossimo video. E questo intanto suona, devi tagliare ancora. Ma suona questo, ma non ha Mobike.